Allora, se sono giallo, chi se ne frega, io sono sotto una luce che è troppo gialla e quindi anche questa camera, telecamera è un po' di bassa qualità e quindi chi se ne frega. Intanto solo volevo dire due parole in quanto alle situazioni recenti. Allora, per prima cosa, vabbè, sono troppo vicino a voi, però così, così va meglio. Sono in bagno, quindi non vi preoccupate, non sto facendo qualcosa di volgare, non vi preoccupate. Comunque, quello che volevo dire, quello volevo fare dei video ogni 5 minuti, di durata, che ne so, da 5 a 10 minuti, a 15 minuti. Per poter esprimere un po' delle cose che ho in mente, anche praticare le lingue che so, perché qua dove abito solo si parla lo spagnolo, quindi bisogna trovare il posto giusto per parlare le altre lingue. Siccome non c'è la gente che parla le altre lingue, allora devo fare lo sforzo di creare i miei per poter esprimere in modo verbale con le altre lingue. Quindi, che ne so. Devo parlare per almeno 5 minuti con voi e poi spengo in questa stanza spengo la telecamera, che in realtà è il mio telefonino, e poi vedremo se c'è gente interessata a guardare questo, anche se lo guarda nessuno. Io comunque creo questi video, così magari voi li guardiate o meno, a me mi serve per un po' come dire, un ricordo. Nel tempo, quando sarò, che non so, avrò più età, sarò più vecchio, potrò guardare questo e ricordare un po' i momenti che ho vissuto essendo più giovane. Poi i temi che tratterò saranno della tecnologia, riguardo la programmazione, riguardo imparare le lingue, riguardo tutti i temi che mi interessano saranno esposti qua. E saranno, che ne so, e sarà un discorso pienamente improvvisato, senza nessuno script, senza nessuna pianificazione. È tutto all'improvviso, senza avere in mente un'idea di quello che parlerò. Però sempre con riguardo ai temi che mi piacciono. Quindi, che ne so, la disoccupazione tecnologica, ad esempio. C'è pure, che ne so, la programmazione dei videogiochi. C'è la computer science. C'è che ne so, la computer engineering. C'è pure, che ne so, l'animazione con modelli 3D. Cos'altro? Allora, cos'altro posso parlare con voi? A parte di tecnologia, non mi viene in mente a parte, che non so, la roba morale, no? Cioè, cosa è giusto, cosa non è giusto, nel senso filosofico. Magari pensieri della filosofia antica, metterli insieme, magari anche introdurre un po' il mio pensiero con riguardo la filosofia ancestrale. Poi, che ne so, si può parlare anche delle situazioni politiche, però quelle lì, secondo me, entrano troppo nel dettaglio controversiale, no? Nel senso che la gente vuole sempre avere la ragione, con riguardo a dove la società si deve dirigere, però alla fine. Cioè, quello che conta è la scienza dietro quello. Quindi a me solo mi interessa la scienza dietro la climatologia, ad esempio, la geologia, temi come, che ne so, la scienza della biologia, l'evoluzione, la teoria evolutiva psicologica, anche se quella più o meno è pseudoscienza, perché non si può derivare comportamenti dalle ossa che si trovano nei fossili. Poi, che ne so, posso parlare di psicologia, un po' di neurologia, di cose del genere, perché secondo me sono interessanti, però poi
se a voi non interessa, sarete voi a decidere se volete guardare quello che ho da dire, ascoltare quello che ho da dire, cos'altro. Allora, cos'altro mi interessa, che ne so, ad esempio le lingue, siccome imparare la didattica e tutto quello, ho imparato da solo, no? Fai da te un po', nel senso che ho imparato autodidattismo, leggere da solo, imparare da solo, tutto c'è su internet adesso. Però bisogna essere cauti con le fonti, no? Se tu c'hai una sorgente, ad esempio ciarlatana, un imbroglione, uno che vuole vendere qualcosa, alla fine ti dirà di tutto tranne quello che è vero per poter venderti qualcosa. Quindi io vado a quei posti in cui non c'è nessun guadagno monetario e poi c'è serietà, no? C'è serietà su quello che si vuole imparare e quello che si vuole insegnare. Quindi posti quelli lì, impari col tempo, fai i bookmark, no? Metti i bookmark, così impari a salvare i posti, i siti web, anche i libri che sono più seri e che hanno evidenza scientifica. Quindi imparare un po' anche a sviluppare un senso di un approccio alla verità, un approccio alla sincerità, che non è facile da trovare, specie in un mondo dove quelli che vendono di più sono quelli che mentono di più, ironicamente. Quindi è un paradigma un po' così intrecciato, però alla fine. Ho detto una parola che non esiste in italiano, vero? Intracciato, volevo dire intralciato, ecco. Poi, cos'altra? Questo video non sarà editato, quindi ascolterete tutte le cazzate che dirò e mi scuso per tutti gli sbagli che dico, però no, rimarrà così perché non avrei il tempo per editarlo e per imbellirlo. Perché, insomma, non penso che valga la pena. Poi, vabbè, stavo parlando sulle risorse, quali sono le sorgenti di informazione che magari sono più affidabili. Allora, io posso consigliarvi tutto quello che io ho raccolto col tempo, col passare del tempo, però alla fine è meglio che impareste voi a cercare le risorse e quindi magari vi faccio sapere anche quello con qualche screencast, come cercare le cose su internet e non farsi imbrogliare da tante cattive sorgenti di informazione. Allora, vi lascio qui perché questo video sta diventando troppo lungo e io vi lascio, domani ne farò sicuramente un altro video e sicuramente filmeggerò me facendo il ridicolo, facendo una figuraccia ancora, però parlando un'altra lingua, perché lo faccio anche per quello, per poter portare fuori un po' le parole verbali, sviluppare un po' la corteccia prefrontale, anche penso che siano i lobi parietali che fanno la trasformazione cioè dell'informazione linguistica, penso, però non sono sicuro. Ve lo faccio sapere nella descrizione, se c'è la descrizione sotto questo video su YouTube. Vi faccio sapere se veramente sono i lobby parietali che sono incaricati di processare l'informazione linguistica. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e a dopo.